Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari amici, oggi puntata Ricordi di Gioventù. In che senso? Adesso ve ne accorgerete. Insieme ad Hermes e Paolo, oggi Tullio con City Report vi porta in via Fabio Massimo, quartiere Corvetto, nota soprattutto perché ai tempi c'era la discoteca Parco delle Rose, poi Borgo, poi cosa c'è adesso? Lo vedrete attraverso la camera di Paolo Rusconi. Andiamo. Stiamo passeggiando per via Fabio Massimo, questa via della periferia sud di Milano, molto trafficata a qualunque ora del giorno e della notte, anche se ora, come vedrete, c'è pochissima attività di negozi, eccetera. Queste sono le case popolari che sono di fronte, che non analizziamo in toto stavolta, lo faremo un'altra volta. Poi vedete anche qui il giardiniere non è passato, quindi anche qui foglie, sporcizie, schifezze. Fra l'altro, la cosa che ci colpisce molto, al di là di quello che state vedendo dalle immagini, insomma, abbiamo addirittura dei muraglioni che sono tenuti con le gomme, hai visto Paolo, con i pneumatici delle macchine. Certo che le norme di sicurezza sono veramente da paura, delle gomme sul tetto che possono cadere in testa alle persone e alle macchine che passano. Chi amministra qui si vede che non ci passa mai. Ed ecco cosa troviamo: verde non curato, rami spezzati, foglie in strada, cartelli stradali arrugginiti ed illeggibili, pali divelti. Strisce pedonali non presenti, marciapiedi assenti, macchine che scorrono a grande velocità, e tutto ciò è di grande pericolo per i pedoni, e questa è purtroppo la Milano che aspetta le prossime Olimpiadi invernali. Stiamo proseguendo via Fabio Massimo, non siamo qui solo a farvi vedere chiaramente la porcheria, l'immondizia che c'è, ma vi facciamo vedere anche che tutti questi ex immobili del comune di Milano abbandonati ospitano anche situazioni un po' pericolose. Guardate un po' cosa succede qui. Eccoci qua, possiamo vedere in questo fossato che costeggia questa carrozzeria che lavora ancora, possiamo vedere qua un pernotto, altri sacchi di scarti, immondizia, quelle che sembrerebbero bottiglie di olio per auto, e altri sacchi dell'immondizia, e questo è quello che possiamo vedere per il momento, perché non siamo ancora addentrati.
Ed eccoci, come potete vedere siamo sempre in via Fabio Massimo, queste viette, molte proprietà del comune di Milano abbandonate, guardate, questa è una di quelle, addirittura qua c'è addirittura la porta aperta, si entra dentro, guardate che schifo che c'è dentro, fagli vedere come sta succedendo. Sì, qua è un deposito di pneumatici. Ed eccoci, andiamo a vedere cosa troviamo qua in questo specie di ripostiglio. Che doveva essere un locale contatori. Ok, completamente in disuso, che ormai viene usato come deposito di pneumatici vecchi. Eccoci qua. Ecco Hermes, quello che volevo dirti è che qui non siamo neanche fuori. Qui siamo dentro una proprietà del comune. Eh sì. Quindi qua quanto tempo è che non passa qualcuno? Anni e anni, sicuramente. Proseguiamo, dai. Ecco, possiamo notare qua altri scarti, lavandini, sanitari e altri scarti edili che circondano tutta questa proprietà, che è appunto un magazzino edile che è completamente circondato da scarti di edilizia. Ed eccoci, stiamo proseguendo per le viette di via Fabio Massimo che portano al tennis. Pensate che è bello venire a giocare a tennis qui, sentire il gallo che canta, l'avete appena sentito, e poi trovare tutta questa rumenta, questa schifo, tutto buttato lì in mezzo. Anche pericoloso perché potrebbe scoppiare un incendio, fumi tossici, eccetera, guardate lì. Hermes, che bello, ritorno alla natura qui. Sì, sì, con questo odore di bruciato che ci accompagna. Cosa vi devo aggiungere? Siamo al 3519 di via Fabio Massimo, la cosa che ci stupisce, guardate cosa ho trovato, abbandonata qua, un notiziario del comune di Gattico. Direi che con l'immondizia per ora abbiamo finito, andiamo a vedere qualcos'altro ancora. Nella prossima puntata. Dove siamo andati oggi? Purtroppo con la disgrazia car, perché è la seconda volta che ci viene spaccata durante i nostri servizi, siamo andati a vedere un posto molto particolare del municipio 4. City Report.